stesso baffone devo raccontare un'altra cosa. Oh, e la segatura e il camion da scaricare. L'altro fattarello, sempre con questo legnaiolo. Dato che per risparmiare, e certo adesso c'è una pensione e compro la legna, sempre da lui c'è il figliolo. Ma se c'era il babbo non lo so se ce la piavo. Non sa più di no, credo sì. Comunque c'è il figliolo, mi sembra una persona non c'è male. Adesso, a parte questo, e di quei tempi, volevo dire, sul fuoco per risparmiare la legna ci si metteva anche una manciata di segatura. Andavo a Ponte San Giovanni a prenderla io col motorino, alla segheria ce n'era tanta. Ogni giorno una balla, ogni giorno una balla, durava una mesata a sto lavoro, sull'estate, quando andavo a prendere il sole, arrivavo su con una balla, ne facevo 30-40 balle, certo la polvere è un casino, e tanto qui a casa mia la polvere non manca uguale, ma però c'ho le ragnatele che blocca la polvere, comunque serve, no? Di quei tempi volevo dire, allora la segatura io ce ne avevo più poca, poi era in un minuto che non ci poteva andare con comodità perché il motorino non cominciava ad andare più tanto bene, o altri motivi o questo e quell'altro. Allora dico, baffo, dico, qualche volta dico, se c'è una manciata la segatura, dite, ma tanto la buttate via, che ci fate, non va la pia nessuno. A un bel giorno, qualche volta me ne dava una manciata, però la faceva lunga, un po', e te la faceva guadagnarla a Stozio Bocconi, che poi anche da Salamanchi, perché andava a Ponte San Giovanni. Ah, passavo di lì, dico, se c'è una manciata che la buttate via, ditemela. Ma te la vanno a manciare le cose, che tanto le vanno a buttare, la faccia tanta lunga, no? Allora, una di queste volte, eccolo perché voglio raccontare, lui il vecchio sfruttò l'occasione. Sì, dice, te ne do, te la do. Dice, ma però, ecco perché qui c'è scritto, e la segatura e il camion da scaricare. Allora mi disse, dice, guarda, domattina alle 6 io ti do la segatura, ma domattina alle 6 viene il camion con la legna. Allora le macchine ce n'erano tante, qui il camion poteva fermare benissimo, adesso invece non c'è il posto. Frate mi dice, che un'altra trovata, Dice, sì, però dice, basta che domattina io ti do la segatura, però ma la faccio a pagare cara. Non ci combinammo, io con lui non ci combinammo mai, è difficile casirare. Dice Corini, dice, domattina se alle 6, 5:30, alle 6 arriva il camion, ma aiuti a scaricare, capirende, mica che butti la legna, la scarichi e basta, è che la devi mettere dentro al magazzino, no? Dice, te do la segatura. Porca miseria, feci io, no? Feci finta. Porca miseria, sì, dico, ma a che ora preciso? Detto? Dice, verso le 5:30, le 6 tu vieni su. Vabbè. E chi ci pensava più del camion suo? Davoretta da lui, davoretta. E che io per piena manciata la segatura venga a scaricarti il camion. Scusa, se venga a scaricarti il camion me la paga. Dopo saprò io se scompro la segatura o ci compro altre cose, no? Allora, questo convinto che domattina alle 5:30 ecco Gorini, no? Ma io manco ci pensavo più di sto camion della segatura, d'oretta talù. È passato 7-8-10 giorni, mi incontra e non ci ripensavo più. Gorini, Gorini, beh che c'è, perché, che ti ho fatto? Mi ho pagato, tante volte ci andavo a comprare il carbone, perché c'aveva il carbone, la carbonella. Che c'è Bocco, che c'è Baffone, che ho fatto? Che amo le parole, non c'è stata le parole, ma di che io non me la ammetto, non ci pensavo, no? Perché che mi fregava tamere il tuo camion? Ci vengo se mi paghi, ma non perché me ne è la segatura. Dice, mi ha detto le 5:30, le 6, dice, mi ho dovuto scaricare da noi altri. Che ti ho fatto bene, perché io non ci venivo sicuro. E che per piena manciata la segatura, avevo da scaricare il camion. E poretta, voi dico. E questa è finita così, questo è il racconto di questo signore, di questo signorino, poretto che è morto,
e mica perché era cattivo, ma per i quadrini, cocco mio, per i quadrini, io non lo so che sacrifici avrei fatto lui, per i quadrini, per i quadrini. Questo se credevano chiaro. Piccolissima, preoccupata. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto perché non c'era nemmeno il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero.